in collaborazione con Madonna di Campiglio, Valsugana, Dolomiti Super Ski. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sport Door TV, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche con il nostro canale sportdoor.tv sulle migliori smart TV europee di ultima generazione. Puntata questa tutta dedicata alla montagna, siamo nelle bellissime Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità. Per parlare di Dolomiti Super Ski, la grande offerta sciistica nel periodo invernale, il circuito mondiale più grande al mondo in fatto di impianti di risalita, ora parliamo di montagna estiva, di Dolomiti Estate, questa Dolomiti Super Summer che è l'offerta della montagna estiva che fanno le Dolomiti. Ne parliamo con Marco Pappalardo che è il direttore marketing del Dolomiti Super Ski. Buongiorno, sì, l'estate è un momento importantissimo per noi, abbiamo una offerta su tutto il territorio, quindi sulle tre province di Bolzano, Trento e Belluno, abbiamo ben 120 impianti di risalita che sono aperti e che consentono alle persone di lasciare l'automobile a casa oppure in albergo se si trovano già nei nostri paesi a trascorrere le loro vacanze e a potersi recare alla partenza dei loro percorsi escursionistici oppure alla partenza dei loro percorsi in bicicletta direttamente con l'impianto e senza inquinare l'ambiente, cosa molto importante per noi. Le tre province Trento e Bolzano riunite sotto l'emblema delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità, siamo al cospetto del Sassolungo che è una delle montagne simbolo delle Dolomiti, oltre 14.000 km di sentieri fattibili a piedi. Sì, è una delle grandi proposte che noi abbiamo durante l'estate, quindi sono percorsi di tutti i tipi di difficoltà, quindi sono percorsi che possono portare alle vie ferrate, come vedrete durante questa puntata, oppure sono percorsi percorribili in piano, quindi per delle passeggiate per le famiglie oppure per persone più avanti con l'età, quindi da ogni livello di difficoltà sono tutti segnalati, quindi sono segnalati che consentono alle persone sostanzialmente di calcolare immediatamente qual è il tempo di percorrenza e che li aiutano a trascorrere la vacanza all'aria aperta con un clima assolutamente bellissimo e in un contesto naturale assolutamente favoloso anche dal punto di vista paesaggistico. 120 impianti usufruibili con un'unica card, la Dolomiti Super Summer Card, con un'unica e sola card si può girare tutti gli impianti delle Dolomiti aperti da giugno sino a fine settembre. Sì, questa è una delle altre caratteristiche del nostro territorio, che è un territorio molto molto grande. È un territorio che è 8 volte il lago di Garda come estensione e in questo territorio appunto noi abbiamo queste proposte. Con un'unica card si possono utilizzare i 120 impianti sulle tre province, quindi teoricamente le persone possono spostarsi anche giorno per giorno in un altro paese, in un'altra provincia, in un'altra località per notare in un villaggio diverso e poi proseguire la loro escursione, per esempio facendo, non lo so, da Sesto fino a Cortina o da Cavalese fino a Dobbiaco. Cioè sono veramente tante le proposte che ci caratterizzano da questo punto di vista. Giugno è il grande mese delle grandi manifestazioni, i Dolomiti sono famosi per le offerte invernali per lo sci ma anche per le offerte sportive dedicate alla bicicletta, alle camminate, all'outdoor. Sì, durante il mese di giugno tradizionalmente si svolgono le grandi manifestazioni bike nel nostro territorio, abbiamo manifestazioni che attirano turisti da tutto il mondo, la Hero che si è appena conclusa, oppure la Maratona delle Dolomiti che ci sarà tra qualche giorno, la Sella Ronda Bike Day, sono tutti eventi che sostanzialmente caratterizzano il territorio come un territorio che può essere
percorso in adrenalina, con grande spirito di avventura, con tutte le caratteristiche della bicicletta, quindi quella da montagna, da strada, oppure quella più tradizionale da passeggio, diciamo così. È un territorio che ha veramente tantissime possibilità e che quindi per ogni gruppo di offerta, per ogni target che cerca un certo tipo di esperienza, il territorio ha la proposta giusta da dare. Il turista moderno ha sempre più voglia di outdoor, di camminare, di stare bene. Una offerta all'avanguardia nel nord Europa, ma ora anche in Italia l'offerta outdoor di questo che offrite, quindi le camminate, lo stare bene, l'aria aperta, l'enogastronomia, lo sport fatto in modo tranquillo, la sostenibilità è il futuro del turismo. Sì, noi abbiamo la caratteristica di aver differenziato sostanzialmente la nostra proposta di offerta tra questi due gruppi, che sono tradizionalmente quelli che cercano l'attività in montagna, che quindi non disdicono il fatto di andare a percorrere con la bicicletta certe giornate, certi percorsi, piuttosto che fare l'escursionismo a piedi. Quindi per noi le persone, che sono molte sempre di più, che cercano la montagna in maniera, diciamo così, attiva e che vogliono ritemprarsi dalla vita quotidiana, dal lavoro di tutti i giorni, queste persone possono trovare da noi veramente una risposta adeguata dal punto di vista veramente anche dell'adrenalina, dell'esperienza, del vissuto. E quello che fa da contorno a questa proposta è chiaramente un sistema di rifugi con una gastronomia di primo piano, che anche questo ci caratterizza a livello internazionale. Quindi le persone sanno che da noi possono trovare sicurezza, perché chiaramente nella loro attività sportiva il tutto è sempre garantito da altri standard di sicurezza, anche se la montagna è sempre montagna e quindi va presa anche sempre con le pinze, però poi possono ritemprarsi sui rifugi, possono sdraiarsi su un prato a prendere il sole. Quindi la montagna è anche questo, la montagna è veramente tanta varietà. Fare 14.000 chilometri di sentieri, di camminamenti, è un grande lavoro che coinvolge una grande comunità. Fate un grandissimo lavoro, complimenti. Sì, è chiaramente un qualche cosa che ha, diciamo così, un'origine storica, non è nato ieri. L'escursionismo nelle Dolomiti esiste dai fini dell'Ottocento in maniera strutturata, con gli inglesi che sono stati i primi a scoprire questo territorio dal punto di vista, diciamo, di vacanza, quindi in maniera alternativa, e chiaramente è stato poi portato avanti nel corso degli anni, e adesso abbiamo ovviamente tutto un sistema dietro, tra le associazioni turistiche, le associazioni di volontariato, che mantengono questi sentieri sempre operativi. E bisogna anche considerare che la montagna ha continui stravolgimenti che succedono quando ci sono i temporali, e che quindi i sentieri vanno manutenuti, vanno sempre tenuti in perfetto standard di utilizzo, condizioni di utilizzo, e per questo serve chiaramente dietro una grande attenzione, una grande dedizione da parte di queste persone. Un'attenzione che è molto particolare e che vi fa onore. E poi ci sono le condizioni meteo particolari, un'estate calda come quest'anno in tutta l'Italia fa sì che c'è sempre più voglia di venire in alta quota, respirare aria buona, stare al fresco. Anche oggi qui siamo veramente in condizioni ideali, quindi anche il meteo dà una mano a voi della montagna. Sì, da una mano, è brutto doverlo dire in questi termini. Chiaramente la montagna da sempre attira le persone durante i periodi più caldi a trascorrere qualche giornata in villeggiatura, si diceva una volta, quindi in una condizione di temperature più piacevoli, dove la notte si dorme molto spesso in maniera quasi incredibilmente buona rispetto a quello che succede in valle, in pianura, nelle grandi città. È chiaro che la montagna ha questo vantaggio e ha questa attrattiva molto molto forte, e molto spesso la montagna ha anche le caratteristiche di avere un meteo favorevole, quindi non avere sempre brutto tempo come qualcuno potrebbe pensare. E io invito le persone a riscoprire la montagna anche nei periodi di cosiddetta fuori stagione, quindi il mese di settembre per esempio è un mese tradizionalmente da noi bellissimo, in cui ci sono colori fantastici, in cui l'ambiente comincia a cambiare in direzione autunno. Il tempo normalmente è assolutamente buono, già da tanto tempo, tanti anni che inizia autunno noi abbiamo condizioni meteo molto molto favorevoli, e normalmente si trovano anche i percorsi escursionistici non troppo affollati, si può veramente godere una vacanza a pieno in condizioni assolutamente uniche, oserei dire. È proprio vero quello che ha detto, ormai la montagna vive, diciamo, 9-10 mesi all'anno, i 5 mesi invernali, i 4-5 mesi d'estate, la montagna è sempre aperta a chi vuole stare bene.
Sì, anche con il fatto che c'è sempre un maggior spostamento, una maggior differenziazione nelle tempistiche di vacanza da parte degli italiani che una volta facevano in vacanza solamente in agosto, adesso stanno cercando di spostare anche loro la loro vacanza. Questa credo sia una delle opportunità che noi offriamo di poter venire da noi a inizio stagione o a fine stagione, anche in ottobre si trovano ancora condizioni fantastiche per poter fare escursioni anche sopra i 2000 metri di quota, e ovviamente in quel caso ci si trova veramente nella più assoluta libertà e nella più assoluta solitudine quasi, e quindi si può godere veramente della montagna a pieno come la montagna veramente può essere vissuta. Interessanti le parole del dottor Pappalardo, scopriamo quindi le Dolomiti d'estate, siamo saliti al Passo Sella 2181 e prendiamo la forcella del Sassolungo, questa storica cabinovia che è aperta solo d'estate, e andiamo proprio nel cuore delle Dolomiti, del Sassolungo, che è la montagna simbolo delle Dolomiti, facilmente raggiungibile da tutte le vallate, e la guida Armin Senone ci fa vedere questo paradiso. Con la nostra Dolomiti Super Summer Car siamo saliti alla forcella Sassolungo 2685 metri. Qui siamo in una vecchia barriera corallina. 200 milioni di anni fa c'era il mare di Tethys. Ora questo granito è dovuto proprio al fatto che questa era un'antica barriera corallina. Qui incontriamo la guida alpina Armin Senone. Questo è il paradiso degli escursionisti, Armin. Assolutamente sì, sì, oggi andremo a fare la ferrata, è stata montata l'anno scorso, quindi direi che è l'itinerario giusto per una giornata del genere, è molto adatta a famiglie, a gente che ha già un pochettino d'esperienza, è molto facile arrivare all'attacco, si può salire a piedi in una mezz'oretta o anche usare l'impianto e scendere poi all'attacco, e spero che piacerà molto alla gente. Ecco, c'è tanta voglia di fare queste, diciamo, queste prove, queste escursioni. Come mai la gente impazzisce e veramente viene in montagna e vuole fare queste nuove esperienze outdoor? Sì, abbiamo visto anche da noi in ufficio, c'è tantissima richiesta da parte di famiglie o insomma anche singole persone che vogliono dedicare un po' più di tempo alla ferrata o anche all'arrampicata, proprio perché magari per anni hanno camminato e adesso vogliono magari fare qualcosina in più, arrivare su una cima, vogliono un po' meno affollamento e vogliono magari anche un po' d'adrenalina. Un'adrenalina che sarà sicuramente bellissima, questo è il dito di Dio, le cinque dita. Perché il Sassolungo è così importante? Ma è così importante perché penso che la montagna proprio tipica della Val Gardena, la vedi da Ortisei, da Santa Cristina e da Selva, quindi è un po' il sogno anche di ogni gardenese salire almeno una volta nella vita sulla cima del Sassolungo, e poi proprio perché ha un aspetto secondo me bellissimo esteticamente. Scoperta per la prima volta nel 1869 da un alpinista viennese, quindi ne sono passati di anni e nomi importanti dell'alpinismo e non solo hanno scritto pagine importanti su questa montagna. Sì, esatto, il primo a salire è proprio stato Paul Grohmann, questo viennese. Si pensa che è stato lui il primo a salire, forse già qualche pastore prima era salito. Importante è salire in alta quota, ma in totale sicurezza e semmai accompagnati da una guida alpina. Assolutamente sì, sicuramente le prime uscite, se uno proprio non ha esperienza, sicuramente consigliamo almeno di usare la guida alpina le prime volte. Poi nelle ferrate sono apposta perché uno può anche andare da solo, però con la guida alpina insomma la fai anche con un po' più di sicurezza. Grazie Armin, seguiamo il suo consiglio, in montagna ma in totale sicurezza. Se possibile con la guida alpina, lasciamo il Passo Sella e il Sassolungo, ci spostiamo di pochi chilometri e andiamo ancora a scoprire le bellezze delle Dolomiti d'estate. Andiamo verso Alleghe.
Uniti sono delle montagne che hanno una superficie di oltre 3.000 km quadrati, distribuiti fra tre importanti regioni italiane, l'Alto Adige, il Trentino e il Veneto. Abbiamo lasciato il Sassolungo e siamo ad Alleghe, ai piani di Pezzè. Qui incontriamo Sara, che gestisce l'Holly Farm, un vero parco di divertimento per i bambini. C'è tanta voglia di montagna, Sara, tanta voglia di camminare, bicicletta. I bambini cosa fanno? Avete fatto questo bellissimo parco ideale per loro. Sì, questo parco è molto bello per le famiglie in generale, anche non solo per i bambini. Potete trovare parecchi giochi, parecchie attività. Ci sono ad esempio il parchetto per i bimbi piccoli, le slack line per l'equilibrio. C'è un percorso bellissimo nel bosco in cui ci sono varie attività da fare. E la cosa più carina, secondo me, è proprio il percorso sensoriale nel lago, nel laghetto, quindi trovate il laghetto dove si può camminare, poi passate su un percorso fatto di sassi, di corteccia, di erba, appunto sensoriale, per provare sensazioni diverse nella camminata. La sensazione più bella, però, crediamo, Sara, è che tutto questo che avete preparato, che è un successo incredibile e vi fa onore a voi, alla vostra comunità, è tutto posizionato al cospetto della montagna, una delle più belle montagne del Dolomiti, il famoso Civetta. Sì, abbiamo la vista bellissima qui così del Civetta, del Coldai, questa bella montagna, questo bel muro, tra l'altro un ghiacciaio, adesso ormai si scioglierà pian piano con questo caldo, però potete vederlo ancora, c'è ancora un po' di neve, molto bello anche per gli alpinisti, sì, possiamo goderci assolutamente la vista di questo bel panorama. E infatti, soprattutto nel periodo estivo, ad agosto, tanti campus per i bambini, quindi una famiglia viene in vacanza, può venire qui, l'accesso è limitato, è veramente pochissimo, l'entrata, il godersi tutto quello che avete preparato, e avete fatto anche dei campus ideali per godersi la montagna per i più piccoli. Sì, diciamo che nel nostro parco comunque si può stare tutto il giorno, ci sono gruppi che arrivano, appunto campus, famiglie, di tutto, è ideale per passare una giornata al sole, all'aria fresca, all'aria aperta, si può giocare, c'è il rifugio qua, quindi c'è anche la possibilità di mangiare oppure... Varie attività, la sì. Più importante, quella che piace di più, secondo me è bellissimo, il percorso all'interno del bosco. Sì, il percorso all'interno del bosco è molto bello anche per le famiglie col passeggino, è fattibile, ci sono appunto attività interattive per i bambini, c'è la zona relax, ci sono i pannelli con i fiori del posto, i funghi, ci sono le figure degli animali in legno ovviamente. Molto carino, sì. E soprattutto il laghetto artificiale, camminare nell'acqua quando fa tanto caldo, rinfrescarsi e camminare a piedi nudi è bellissimo. Sì, diciamo che il laghetto è la zona più sfruttata del parco, perché appunto nelle giornate calde tutti vanno a rinfrescarsi, i bambini possono giocare, tante volte ci sono anche animaletti, girini, e allora anche i bambini si divertono a raccoglierli. Molto carino, sì. Grazie a Sara per la bellissima presentazione che ci ha fatto di questo parco dei divertimenti qui dei bambini. Alleghe, piani di Pezzè, Holly Farm. Sara del Zenero gestisce assieme ai maestri di sci questo bellissimo parco divertimenti ideali per i bambini. Ora ci spostiamo di pochi chilometri e andiamo ad Araba, sempre nel cuore delle Dolomiti Venete. Abbiamo lasciato Alleghe e siamo venuti ad Araba. Qui incontriamo Diego De Battista, che è il presidente del consorzio Araba Marmolada, un appassionato biker scatenato con la sua bicicletta sul Sella Ronda. Qui ci sono oltre 400 chilometri di percorsi per gli amanti delle due ruote. Esattamente, ci stiamo attrezzando per la mountain bike, per un'attività estiva di azione. Qui siamo sul giro del Sella Ronda, un giro che è conosciuto per l'attività sciistica invernale, ma lo sta diventando altrettanto per l'attività mountain bike estiva. Abbiamo, come d'inverno, il giro orario e antiorario, giro arancione orario,
con 440 metri di dislivello, 60 km di percorso per gli amanti della discesa, delle discese un po' più tecniche. Abbiamo invece il giro antiorario, ovvero il verde, è un giro un po' più pedalato, abbiamo 1000 metri di dislivello, quindi chi è anche amante del cross country, comunque delle pedalate un po' più impegnative, ne abbiamo per tutti i tipi. E tante anche per le biciclette assistite. Assolutamente sì, non facciamo discriminazione, i bike e muscolari tutti assieme sugli stessi trail condivisi, importante rispettare le proprie capacità tecniche, quindi prima di affrontare un percorso sempre informarsi sulle difficoltà e godersi la giornata a pieno senza strafare. Siamo nelle Dolomiti, siamo in vacanza, prendetevi tutto il tempo per godervi questi panorami. La montagna ormai vive tutto l'anno, i 4 mesi, i 5 mesi d'inverno, 4 mesi anche d'estate. C'è sempre più voglia di outdoor, di stare bene, di pedalare, di fare fatica, ma di vivere in benessere e in massima sostenibilità. Sempre di più, difatti anche noi con gli impianti a fune abbiamo deciso quest'anno di allungare ulteriormente la stagione, arriveremo fino a fine di settembre, al primo weekend di ottobre. Stiamo iniziando anche prima, gli eventi anche bike che abbiamo nelle Dolomiti a giugno sono il via di una stagione che è partita anche quest'anno con il botto, contiamo su sempre più persone che vengono a godersi le Dolomiti. Chiudiamo questa puntata con Daniela Olsen, che è la responsabile del prodotto Dolomiti Super Summer. Abbiamo visto tante cose bellissime, Daniela, in questo speciale televisivo. Le Dolomiti sono veramente uniche al mondo, patrimonio mondiale dell'umanità. Abbiamo visto tante belle cose, giornata stupenda oggi, siamo partiti la mattina dal Passo Sella, salendo con la cabinovia storica della Forcella del Sasso Lungo e poi c'è stata la guida Armin che ci ha accompagnato in tutta sicurezza a scalare la via ferrata nuova che hanno aperto, inaugurato quest'anno, ci siamo divertiti e abbiamo goduto questi panorami stupendi. Poi abbiamo continuato ad Alleghe, al Pian di Pezzè, all'Ellis Farm, dove abbiamo visto il parco di divertimento per i bambini con il laghetto, con il parco d'arrampicata per i bimbi, perciò anche le Dolomiti hanno da offrire tanto in quota per i bambini. E dopo siamo proseguiti ad Arabba, dove abbiamo incontrato Diego, il nostro mountain biker che ha percorso il giro del Sella Ronda. Con i 120 impianti del Dolomiti Super Summer possiamo trasportare le bici e dopo il divertimento è tutto in discesa, perciò le Dolomiti hanno tutto da offrire sia per i biker che anche per gli escursionisti. E non è solo questo, ci sono tanti panorami stupendi nelle Dolomiti, noi ne abbiamo visti alcuni, ma le Dolomiti hanno da offrire molto di più. Grazie a Daniele, a Margherita e a Marco del Dolomiti Super Ski, puntata questa tutta dedicata al prodotto Dolomiti Super Summer, questo patrimonio mondiale dell'umanità, 3000 km di montagne pure incontaminate che sono qui nella nostra bellissima Italia, fra il Trentino, l'Alto Adige e il Veneto, 14.000 km di sentieri da camminare, 400 km di percorsi in mountain bike e poi bellissime tutto quello che c'è da visitare con dei panorami unici e stupendi. Grazie a voi che ci avete seguito. Grazie a Gianluca Podiche per le riprese e il montaggio di questo speciale televisivo, tutto dedicato al prodotto Dolomiti Super Summer. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, sempre con sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata a Dolomiti Super Summer. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi, estivi invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche sul nostro canale sportador.tv, sulle migliori smart TV europee di ultima generazione. Ciao, alla prossima occasione. Da Floriano Moboni. Ponte di legno, tonale, Val di Fiemme.
Campeio. Madonna di Campiglio. Salice, fatti di sport. Val Sugana. In collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme, Peio. Dolomiti Super Ski.